Ragazzi, la piadina è diventata pagnotta. Ma che bella! Delle piadine così non le avete mai fatte e sono senza farina? Non ci credo. Prendo due patate, sono circa 250 grammi, le taglio a metà e poi di nuovo a metà e le metto direttamente nel pentolino con acqua. E ora ci spostiamo di là ai fornelli. E quindi faccio cuocere le patate per circa 10-15 minuti dal bollore. Le patate sono pronte, quindi spegniamo e andiamo a scolarle. E ora le facciamo raffreddare completamente. Le patate sono pronte e quindi ora prendiamo lo schiacciapatate, lo appoggiamo nella ciotola, perché ora dobbiamo schiacciare le patate. Cosa faremo, Diana? Delle polpette? Cosa faremo? No, qualcosa di molto molto più stupefacente e buono. Qua servono i muscoli. Dai, Diana. Ovviamente, Diana, non serve neanche sbucciarle prima di metterlo nello schiacciapatate, perché si sbucceranno praticamente esatto. Da sole. La buccia rimane qua dentro, bravissimo. Ora aggiungo 75 grammi di fecola di patate. Aggiungo anche due pizzichi di sale. E ora mescolo bene il tutto. Dobbiamo ottenere un composto liscio e omogeneo. Possiamo anche a questo punto direi impastare con le mani, così sentiamo bene la consistenza. Quindi otteniamo un panetto come questo. Eccolo qui pronto. Ora divido il panetto a metà. Prendo della fecola di patate per spolverare il tavolo. Appiattisco leggermente il panetto e comincio a stendere con il matterello. Ora prendiamo un coperchio, non troppo grande, mi raccomando, e andiamo a ritagliare la prima piadina. Wow, piadina senza farina, Diana. Esatto. E come verranno fuori? Sono proprio curioso. Vedrai alla fine. Ora prendiamo la nostra piadina delicatamente, la mettiamo sul tagliere e stendiamo anche l'altra. Wow, ragazzi, delle piadine senza alcun tipo di farina. Hai visto? E adesso andiamo a cuocerle. Padella calda. E andiamo con la prima piadina. Ovviamente non dobbiamo mettere olio, giusto sotto? Non serve olio, non serve niente. Padella ben calda. Esatto. Controlliamo prima. E direi che possiamo girarla. Guardate, wow! Qua, che bella! Una piadina senza farina, Diana, non che ci credo! Che bel colore, mamma mia! Bellissima. Ragazzi, non ci credo, si sta anche gonfiando. Guardate qua! No, vabbè, questa è incredibile. Guardate, proprio scoppia! Scoppia, Diana! Scoppia! Ragazzi, la piadina è diventata pagnotta. Ma che bella! Bellissima! Guarda. E adesso cosa facciamo? Come facciamo a sgonfiarla? No, in realtà è fatta apposta, perché così dentro possiamo farcirla. No, beh, adesso appena la mettiamo sul piatto si sgonfia da sola, quindi non preoccupatevi. Già si sta sgonfiando, guarda. Hai visto? Se la rimettiamo lì però si gonfia di nuovo, guarda. Ecco. E quindi ora la mettiamo sul piatto. Le nostre piadine sono pronte per essere farcite, ma prima mettete un mi piace al video, mi raccomando, condividetelo anche, supportateci più che potete, anche perché nei prossimi mesi, nelle prossime settimane arriveranno tante di quelle sorprese. Una di queste sorprese è proprio il nostro nuovo libro, Zero Glutine, Zero Rinunce. Potete ordinarlo già da oggi per essere tra i primi a riceverlo. Grazie al vostro supporto il libro ha scalato proprio le classifiche dei negozi online, quindi grazie di cuore per il vostro supporto. Se la ricetta di oggi vi piace, queste ricette qua dentro vi faranno impazzire. Allora, siamo pronti per assaggiare queste piadine? Assaggiamole subito, farciamole prima però. Direi di sì. Allora, io qui ho del formaggio vegetale fatto in casa, spalmabile. Lo potete fare con la nostra ricetta, ve la mettiamo qui nei commenti. E quindi cominciamo a farcire perché io ho fame, non so te. Famissima, Diana. Poi mettiamo delle carotine, delle fettine di avocado. Ovviamente voi potete farcirle come vi piacciono, a noi piacciono così. Poi io metto anche dell'insalata. E la prima piadina è pronta. Che fame, Diana, che mi fai venire. Guardate qui, qua. Che meraviglia. Wow. Io sono pronta per assaggiare. Guarda qui quanto sono elastiche. Non ci credo. Hai visto? La possiamo richiudere proprio su se stessa. Facci sapere, Diana. Vado. Come sono? Mamma mia. Buone? Mamma mia. Acquolina? Buonissima. È proprio una piadina soddisfacente.